Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche ad Ancona raccoglie in sé tutta la storia della regione. Accolto all'interno di Palazzo Ferretti, in posizione dominante sul porto di Ancona, l'esposizione archeologica convive con la struttura e le decorazioni del palazzo nobiliare. Il percorso archeologico inizia dal secondo piano, con la sezione preistorica, dove sono illustrate le industrie litiche del Paleolitico e del Neolitico. Seguono poi la sezione eneolitica e quella dedicata all'età del bronzo. Si prosegue poi al terzo piano con la sezione picena. In essa si distingue la sala di fermo villanoviana, in cui tra il IX e l'VIII secolo si sviluppano dei caratteri culturali che mostrano stretti contatti con l'Etruria meridionale. Continuano poi le sale riservate ai Piceni, con le testimonianze delle ricche necropoli orientalizzanti e delle fasi successive, con le espressioni dell'arte e dell'artigianato. Le espressioni del culto, della religiosità, della vita civile e militare. Si arriva poi alle fasi più avanzate della civiltà picena, quando i corredi delle tombe, ricchi di ceramica attica, rivelano gli intensi e diretti contatti con il mondo greco. Le ultime sale espositive sono dedicate alle necropoli celtiche e ai loro corredi composti da armi e monili in oro di squisita fattura. La sezione romana, in attesa di essere allestita, è preannunciata dall'apparato decorativo del Tempio di Civitalba. Una sezione del lapidario romano è allestita nell'atrio al piano terra. Su tutto domina, dall'alto del palazzo, una ricostruzione del gruppo dei bronzi di Cartoceto.